sono, lo saranno un giorno. Un poco di ottimismo dopo questa presentazione. Vabbè, io ho messo tre colonne, poi dove stare. L'identità che cerchiamo in fondo, tutti questi soldi spesi. No, assolutamente, ha voglia, ci mancherebbe. Allora. Francesco, ho io una domanda, posso fare anche con la mia voce qui dall'alto? Lei è io mi chiamo, sono quello che diceva, sono un dirigente ecologo dell'Istituto di Fisica Nucleare, mi chiamo Paolo Mastrosini. Per quanto riguarda la vita in altre parti dell'universo, effettivamente è dura a rispondere e lo abbiamo visto. Vediamo invece una domanda che riguarda la possibilità che si possa formare la vita. Adesso farò un esempio sperando di non fare brutta figura, perché non mi ricordo se è vero o falso, ma pare che Einstein abbia fatto un conticino per vedere qual era la probabilità che si formassero delle proteine mettendo insieme un po' di molecole, e pare che abbia detto 20 miliardi di anni. Non lo so, però diciamo, colgo l'occasione di fare questo esempio non per fare brutta figura, ma per vedere se è possibile cambiare il metodo di indagine. Invece di usare il calcolo delle probabilità, perché non usiamo un altro metodo? Cioè, è possibile pensare che si possano formare degli aggregati molecolari in grado di programmare altri, e non pensare direttamente che si possa formare una vita estremamente complessa. Quindi un aggregato capace di programmare che ne produce un altro capace di programmare a sua volta e ne produce uno più evoluto. A questo punto non abbiamo più bisogno dei 20 miliardi, ammesso e non concesso che l'abbia veramente detto, di anni, perché si possa formare una proteina. Allora. Scusate, quello che lei ha detto, diciamo, adesso non, Einstein probabilmente l'avrà, adesso non conosco questa affermazione di Einstein, ma non è eventualmente diversa, anzi è ottimistica rispetto a quello che ha detto già Bono, di una probabilità su 10 alla 10.000, che è un numero altro che di miliardi. Quello che lei suggerisce è esattamente uno di quei meccanismi che però noi non è che possiamo darlo per scontato, perché non l'abbiamo scoperto ancora. Allora, in questo momento, qual è il modo più semplice che abbiamo per capire se ha ragione Jacques Monod o De Dieu? Cioè, esistono nell'universo dei meccanismi sconosciuti per i quali la vita germina in modo spontaneo, automatico? È proprio quello di andare a cercare di trovare la vita fuori dalla Terra. A quel punto lì, lei si immagini, se noi abbiamo con queste probabilità infime, accidenti, come cioè qualcuno mi dice che c'è una probabilità infinitesimale che nasca la vita, e nei due pianeti che sono all'interno della fascia di abitabilità per quanto riguarda il Sole, sia sulla Terra che su Marte, è nata. E questo in qualche modo risponde già alla domanda, cioè non abbiamo ancora capito il dettaglio del meccanismo, ma evidentemente deve agire un meccanismo che in qualche modo toglie di mezzo la questione della probabilità. Buonasera. Buonasera. Funziona? Sì. Sperando di non prendere troppo tempo, ci devo innanzitutto complimentarmi per la sua presentazione e inoltre una osservazione che secondo me è questa opinione, che l'equazione di Drake si rifà molto strettamente alla prima interpretazione del principio antropico, se noi magari rifacendoci all'ipotesi del paradosso di Fermi, reinterpretassimo i principi antropico non più specificatamente, ma una differenziabile rispetto a una forma di intelligenza più evoluta che magari noi non siamo in grado di concepire,
potremmo dare una definizione diversa al concetto stesso di vita, in quanto effettivamente noi non siamo nemmeno in grado di comprendere quello che va un pelo al di là della nostra mente. Tecnicamente quello che studiamo è l'universo osservabile e il nostro cervello sono considerati i due massimi misteri della scienza moderna. Eppure alcune parti del nostro cervello non le comprendiamo nemmeno. Di conseguenza, se si differenzia il concetto del principio antropico rispetto a una civiltà magari più evoluta, un altro tipo di intelligenza stesso, mi interessava più che altro conoscere la sua opinione. Certamente sì, perché qui non ci sono delle risposte. Allora, innanzitutto l'equazione di Drake l'ho inserita per alleggerire un attimo, e alla fine non è una cosa che diciamo che io prenderei troppo sul serio, ma soprattutto perché non serve a nulla. Come hai visto, si va da 400.000 a molto meno di uno, quindi ci sta dentro tutto. Il secondo aspetto invece che lei ha indicato, quello invece, questa idea che se c'è vita da qualche parte dell'universo debba essere di una natura profondamente diversa dalla nostra, secondo me cozza con i dati osservativi. Ho mostrato prima una tabella in cui si vede che la nostra vita è basata su elementi più abbondanti che sono presenti nell'universo. Allora a me piace immaginare, supponiamo anche quindi che ci sia una vita intelligente, la galassia nostra ha 10 miliardi di anni, il nostro sistema solare ha 5 miliardi di anni, le prime forme di vita sulla Terra datano 3.8 miliardi di anni fa, a livello proprio elementare. Okay? Ma magari c'è una civiltà, c'è un pianeta da qualche parte della nostra galassia su cui la vita è evoluta prima. E magari questa civiltà, invece che avere quel pianeta simile alla Terra su cui si è sviluppata vita intelligente, non ha, come nel nostro caso, 4 miliardi di anni, ma ce ne ha 8. E se lì c'è una civiltà, beh, questi hanno avuto 4 miliardi di anni più per evolvere, che è una cosa che neanche riesco a immaginare. Tuttavia, anche loro devono fronteggiarsi con la forza di gravità. Devono sapere che l'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo. Allora, quello che penso è che l'intelligenza sia il denominatore comune. L'uomo di Neanderthal, era soggetto anche a lui alla forza di gravità, come noi Homo sapiens. Noi oggi siamo in grado, per i periodi di un viaggio aereo, di vincere la forza di gravità. L'uomo di Neanderthal non lo poteva fare perché non lo sapeva fare, era tecnologicamente arretrato. Ma appena l'uomo sapiens 50.000 anni fa non sapeva volare, ma appena la tecnologia ce l'ha permesso ha cominciato a volare. Quindi io non penso a una vita intelligente, sebbene più evoluta della nostra, che non possa condividere con noi delle conoscenze, perché ci sono delle conoscenze, come ruota una galassia, come è la curva di rotazione di una galassia, come vive una stella, cosa è una supernova o un gamma ray burst, queste sono una pulsa, devono saperlo anche loro come lo sappiamo noi oggi. Noi 20 anni fa non rilevavamo le onde gravitazionali, oggi ce l'abbiamo fatta. Non so se sono riuscito a... cioè, non sto dicendo che ho ragione, tu mi hai chiesto come la penso e io te l'ho appena detto. Sono perfettamente d'accordo, lo sposto giusto per dire un secondo. Anche rispetto ai limiti che politico, come esempio la nostra mente e l'espansione della nostra conoscenza, l'espansione anche della nostra percezione dell'universo e di conseguenza anche della nostra mente stessa. Almeno come avete detto io, qui mi trovo perfettamente in accordo. Ok, grazie. Grazie a lei. Dunque,
nella mia beata ignoranza, visto che sono un geologo prestata per geofisica, ma per necessità sono una professoressa di liceo e quindi obbligata a studiare anche la biologia per poterla poi trasmettere ai miei studenti, io non riesco a comprendere molte cose, cioè la mia fantasia... Lei non è da sola in questo compito. Io penso di avere sufficiente fantasia, però nonostante tutto non riesco ad andare oltre ad un, diciamo, ad un organismo biologico complesso superiore ad un virus, ad un batterio, cioè che sono organismi molto molto più semplici di un, di un organismo umano. Un organismo umano, noi parliamo di uomo, Homo sapiens, eccetera, però forse non ci soffermiamo a pensare una cosa, che noi siamo esseri che si riproducono in due, e quindi questo diciamo che fa diventare le cose molto più complicate. No, beh, adesso ho capito. Adesso però direi, come dire... È troppo complesso, sì, da discuterne in questa sede. No, ma quello che sarebbe sufficiente, ripeto, è trovare un organismo, un batterio, un organismo di... Ma stavo parlando però di forme intelligenti, ma, come noi. Ma al momento, questa riguarda la domanda che ha fatto il ragazzo, ma quello che io ho provato a indicare prima, che già trovare su Marte una forma elementare di vita dimostrerebbe che l'uomo aveva torto in qualche modo, non lo sappiamo perché, però è evidente che non può essere una specie, non può essere frutto di un altro capriccio del fatto che se su la Terra e su Marte vediamo l'insorgere della vita. Questo è il punto chiaro, per cui ecco l'importanza straordinaria di trovare vita su un pianeta extra, su un pianeta oltre la Terra. Sì, grazie per l'intervento, è stato veramente esaltante. Premetto che io non mi sono alzata né quando ha chiesto di alzarsi a chi credeva che ci fosse vita intelligente altrove, sia quando ha chiesto chi non credeva. Sono convinta che la vera difficoltà sia nella comunicazione, perché siamo molto lontani. Assolutamente. Quindi anche se dovesse esistere questa vita intelligente, e molto probabilmente esisterà, rimarremo comunque, fino a quando non ci sarà una tecnologia, probabilmente, che non ci sarà mai, ognuno isolato nel proprio. Il professor Flamini prima vi ha fatto vedere, correggimi se sbaglio, il confine del sistema solare sono 14 ore luce. Dico bene? La nostra galassia è 100.000 anni luce, ma poi sta parlando della velocità della luce, appunto. Faccio fatica a immaginare, adesso con i propellenti chimici, Enrico, a quanto ci muoviamo, a 10 km al secondo? Considerando che la Terra è solo a 30 km al secondo intorno al Sole, siamo sui 40 km al secondo. 40 km al secondo, con i propellenti chimici, con il... Quindi 95.000 km all'ora? Sì, vabbè, quindi... 800.000 km. Sì, chiaro. Adesso io ricordo poi sistemi di propulsione avveniristica, materia, antimateria, 10% della velocità della luce, ma già questa è una cosa che da quasi da Star Trek, per cui certamente sono d'accordo con lei, il problema della comunicazione è quasi insormontabile. La tecnologia, tutto quello che avviene deve avvenire all'interno. L'avanzamento tecnologico deve avvenire all'interno delle leggi della fisica. Come dicevo prima, se c'è una civiltà più evoluta,
loro hanno studiato anche loro meccanica celeste, la chiameranno in modo diverso, ma devono sapere cos'è la gravità, che non avranno la legge di Newton, ma chissà chi l'avrà scoperta. Però ecco, è impossibile per qualsiasi civiltà tecnologicamente avanzata quanto vuoi violare le leggi della fisica. E questo è una... Poi dopo ovviamente non parlo, c'è una cosa, scusa Francesca, una cosa che mi fa impazzire è la questione, no? Di queste civiltà tecnologicamente avanzate, intelligentissime, che riescono a valicare le colonne d'Ercole della galassia, arrivano fino a noi dopo un viaggio di milioni di anni, arrivano sulla Terra e cosa fanno? I cerchi nei campi. Ma questo, io mi chiedo, ma sono civiltà intelligenti o sono degli ubriaconi idioti che si hanno fatto milioni di anni per un... Voi capite che è una roba da fare di testa? Ma ragazzi, quando sentite queste stupidaggini, io non ho detto niente da ridere, perché è una cosa che non ha senso. Beh, io credo che comunque l'effetto delle sostanze allucinogene si debba manifestare in qualche modo, quindi quando ci sono anche extraterrestri, io sospetto che ci sia visto. Io invece ho una domanda per... perché tutti e due ne hanno accennato, sia Enrico Flamini che Gio. Voi avete messo l'attenzione sulla questione di non contaminare con i falsi positivi i pianeti, diciamo, che andiamo a esplorare. Allora, com'è che valutate quei programmi, per il momento molto fantasiosi, ma che hanno una prospettiva interessantissima di cosiddetti di terrificazione, cioè di riuscire a modificare con in modo artificiale, quindi con interventi esterni, l'atmosfera di un pianeta al momento non abitabile, nel senso comune del termine, ma in prospettiva con processi anche lunghi. Come valutate dal punto di vista tecnico, cioè fattibile, scientifico e etico, naturalmente. Dal punto di vista etico è chiaro che se hai e trovi una vita autoctona da qualche parte la devi preservare. E questo è, come dire, un'etica che abbiamo imparato sulla nostra pelle come umani nel momento che abbiamo attraversato l'oceano andando in America e distruggendo civiltà, portando batteri nostri, dai, viceversa. Quindi almeno qualcosa abbiamo imparato. E il discorso della rete di protection insiste proprio su questo. È chiaro che quindi, se poi si vuole fare un discorso di terraforming, in qualche maniera bisogna tener conto di questa vita autoctona, se c'è. Se non c'è, ovviamente il problema non si pone. Si pone il problema tecnico. Il problema tecnico è un problema di energia, quanto te ne serve per farlo, ma in alcuni casi personalmente lo ritengo non molto intelligente, cioè c'è un qualcosa che non riusciamo a fare. Marte non ha campo magnetico, se non hai campo magnetico non sei schermato dal vento solare, se non sei schermato dal vento solare, anche se crea atmosfera, prima o poi la riporti via. Allora, mentre è possibile creare delle zone abitate, abitabili, cupole geodetiche più o meno grandi, sotto la Terra, qualche cosa per fare, la vedo ben difficile un terraforming completo, anche avendo tutta l'energia a disposizione possibile. Sciogliamo tutta la calotta polare nord di Marte, già sappiamo, abbiamo misurato con Shadad, hai ghiaccio a sufficienza da coprire tutto Marte di 8 metri d'acqua. Questa è la quantità solo intrappolata di acqua nella calotta polare. Detto questo però, quanto tempo ti dura in superficie se la prendi in 3 miglia? Molto poco. Quindi ti serve poco. Quindi ci sono due aspetti. L'aspetto etico è, se c'è vita, dovremmo in qualche maniera preservarla così com'è. Se non c'è vita e la importiamo noi, va bene, ma bisognerà comunque stare attenti che la vita importata in maniera anomala o non controllata può anche evolversi in maniera non controllata. E non è detto che poi ci sia favorevole. Quindi ci sono varie cose che dovremmo stare sotto controllo. Succede anche da noi, cioè parliamo di Ebola, sì. Vuol dire,
ed è un virus che già esiste. Parliamo del polo sud di trivellare il lago Vostok, che sta lì da qualche milione di anni con una vita di milioni di anni fa. Non sappiamo che portiamo giù, infatti ci siamo fermati un po' prima, non siamo andati a prendere l'acqua dal lago Vostok. Ed è roba terrestre. Oppure se facciamo un senso alle carne, abbiamo portato batteri nostri e li riportiamo anche indietro, come si sono trasformati nel viaggio. Cioè, abbiamo imparato tutto questo negli anni 60 con le missioni Apollo, anzi 70, perché era la terza missione Apollo. Siamo atterrati sulla Luna, è stato chiesto agli astronauti di andare a prendere una delle camere di una delle missioni Ranger, che erano i precursori degli Apollo, e di portare una camera di bordo, un po' di elettronica di bordo, di nuovo sulla Terra per vedere com'era invecchiata. Era un problema come tecnologico. L'hanno aperta e hanno scoperto che c'erano dentro dei virus di raffreddore umano, che sono stati, come diceva John, tranquilli, vivevano lì e hanno ripreso vita per le potenze. Abbiamo imparato in questa maniera che non basta lo spazio, non basta la radiazione, non basta il vuoto per ammazzare la vita nostra. Rappresenta quella che è la teoria della panspermia, proprio perché appunto si pensa originariamente, la teoria diceva che la Terra sia stata inseminata proprio dalla vita che proveniva da altrove. Oggi si è evoluta anche questa teoria e raggruppa, appunto, racchiude in sé la possibilità di trasferire vita attraverso un meteorite, per esempio, e abbiamo visto che è possibile che questo avvenga. Sulla Terra esistono meteoriti marziani, cioè un asteroide colpisce Marte, le schegge, i frammenti vengono proiettati nello spazio e alcuni di questi arrivano sulla Terra. La stessa cosa è avvenuta in direzione opposta, cioè un asteroide nei primi momenti, diciamo, di formazione di vita del nostro sistema solare, in cui il bombardamento era più attivo. Frammenti di Terra sono arrivati probabilmente, anzi quasi sicuramente, su Marte, quindi se già la vita era presente, noi abbiamo contaminato la Marte con una vita terrestre primordiale. Questo risolve, come dice lei, alcuni dei problemi, cioè quando noi andiamo a cercare vita su Marte possiamo immaginare che le basi biologiche siano le stesse, cioè proprio perché c'è stato uno scambio di materia tra i due pianeti alle origini e quindi l'impianto biologico è lo stesso, che poi la vita su Marte si sia evoluta in qualcos'altro, in qualche altra forma, è probabile, anzi è sicuro che sia avvenuto, se è riuscita a sopravvivere tutti questi migliaia di miliardi di anni. Però ecco, questo trasferimento è possibile che ci sia, senza dubbio. Due parole a salutarci. Io credo che abbiamo passato un pomeriggio di livello estremamente alto, sia negli interventi che nel dibattito, e potremmo continuare a discutere che vogliamo. Per prendere la frase di Ovidio molto bella, torniamo tutti a casa con la testa più alta, molto indietro qua, ed è una cosa molto bella. Io c'è anche un augurio, Enzo Mar sta viaggiando,
perché non pensare a seguire il corso del viaggio di Enzo Masse, ritrovandoci e riprendendo la discussione? È un momento opportuno, ma non per le leggi scolastiche. E mentre noi siamo qua, peccato perché è stata molto bella, bellissima. Con questa arrivederci. Grazie a tutti. Grazie soprattutto al professor Strolin che ha organizzato tutto questo.